Chiuso il Volley Mercato 2023 a Bologna, il Cisterna Volley ha presentato ufficialmente nella sede del comune di Cisterna la nuova compagine societaria, dopo aver consegnato la lista all'ufficio tesseramenti e il roster composto da 10 giocatori, che nei prossimi giorni verrà integrato con altri tre elementi, come prevede il regolamento. Il coach sarà Guillermo Falasca e, come detto, potrà contare sul roster completo con le trattative che verranno formalizzate nei prossimi giorni. Una nuova compagine sociale, espressione del territorio, la squadra purtroppo rinnovata perché siamo ovviamente partiti un po' tardi per sistemare tutte le questioni burocratiche societarie, però come sempre speriamo di aver centrato qualche scommessa che ci potrà far fare bella figura il prossimo anno. Quando c'è stata questa possibilità, non ci abbiamo pensato su neanche 2 volte, insomma. Quindi, infatti, l'appello, ecco, è ad altri imprenditori del territorio di magari di poter scendere in campo e darci una mano in questo progetto, magari per poter puntare sempre a qualcosa di più grande, no? Nuova compagine societaria, quindi, che vede uniche riconferme Gianrio Falivene, che da presidente diventa amministratore delegato, e Candido Grande, direttore sportivo. Per il resto, la squadra si presenta totalmente rinnovata, tutti a disposizione di Falasca. Tutti entusiasti, i nuovi protagonisti, mentre Cisterna rinnova la sua ospitalità alla squadra, offrendo uno dei palazzetti dello sport più belli del territorio. Bella questa presentazione, la Volley è un momento educativo per la città, per i giovani. Abbiamo però una squadra che è in Superlega e quindi è un messaggio per i nostri concittadini, ma anche per tutti coloro i quali vogliano venire a Cisterna a godere dello spettacolo della Volley, ma anche delle bellezze di Cisterna. Poter garantire una continuità di presenza di Cisterna all'interno del campionato più bello e più visto al mondo è un risultato importante, quindi grazie agli imprenditori, grazie alle forze che si sono unite per dar vita nuovamente a questa possibilità per i tifosi dell'intera regione del Lazio di poter ammirare i più grandi campioni della pallavolo italiana.